Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Cabela's Big Hunter Pro, chi più ne ha più ne metta. Bene, penso che si debba vedere. Sì, ok, si vede. Controllo sempre per evitare che mi faccia degli scherzetti. Bene, continuiamo la nostra caccia e adesso ci fa cacciare questo qui, che secondo me potevamo fare anche prima. Ho preso altri tipi di proiettili. Dovrà essere più potenti, però ne abbiamo solo 5 invece di 7. Bene, entriamo subito. Questo è il cinghialotto. Bene, bene, vediamo un po' la mappa. Quindi ci conviene andare proprio verso dove indica la freccia, magari verso quella direzione, perché il vento, come potete vedere, butta verso destra. Allora noi andiamo verso sinistra, onde evitare che il nostro odore o puzza di sudore o odore di puzza, cioè quella roba lì, possa farci individuare molto molto velocemente. Bene, qui mi sa che possiamo anche salire qui sopra, anche se non c'è nessuno. Però almeno sulla mappa dice che loro vengono qui a sguazzare nel fango. Sì, vengono qui a bagnarsi, c'è la goccia, quindi vengono qui a rinfrescarsi un po'. Ma non c'è nessuno. Li aspettiamo? No, perché noi ci scoccia di aspettare. Quindi continuiamo il nostro cammino e passiamo per dentro al fango. Sì, si può andare nell'acqua. Sì, e facciamo un casino terribile. Beh, ok, vediamo un altro po' la mappa. Sì, qua, vabbè, qua c'è la vista sull'albero. Magari andiamo qui dove loro vanno a riposare, che sarebbe in quella zona qua. Infatti, preciso. Andiamo di qua. Cinghialotti miei, non avrete scampo. Non c'è niente. Che cacchio è? Degli uccelli. Delle anatre. No, c'è le anatre. Credo siano anatre. Vabbè, ma non siamo qui a pettinare le anatre. Siamo qui per la ricerca di cinghiali. Mi consento? Siamo qui per la ricerca di cinghiali che non ci sono. Giriamo un po' a caso, lì c'è un albero. Vediamo sempre la mappa. Siamo usciti fuori zona. Loro dovrebbero stare qua. Oh, non andare via. Qua. Però io sono passato e non risultava niente. Cioè, voglio capire chi è che ha montato tutti questi segnalini sugli alberi. Vabbè, sono stato io. Non c'è nessuno, mi prendo almeno qualche mezzo. Ma qui di cinghiali non se ne vede.
Andando in tutti questo passo, il nostro odore. Most animals will shy away from uneven terrain. Non ci aiuta per niente. Due to the danger of hurting their legs and feet. Vediamo se andando di questo passo. Almeno la mappa, guarda, queste qui mi dice come si illuminano. Quindi, di conseguenza, dovrebbe essere... Questo rumore. Non so. Ah, che sono passato già 3 ore. Ah, perché ha tempo. Giusto. Noi adesso stiamo tornando indietro, se ho ben capito, sì. Ah no, eccoli. E questa cosa l'avevo presa con un cinghiale che camminava. Cos'è quel coso a terra? Ma niente, non c'è più. Puschi non ci sono. E il mio tour va proprio verso di loro, quindi... Di là non ne vedo nemmeno l'ombra. Sti cinghiali sporchi che non si fanno il bagno. Quindi. Bed animals are very sensitive to sound, but if you carefully creep up to within 50 yards of the bed area, you should be able to spot an animal di bianco. Ci sarà un motivo, no? Facciamo il più casino possibile. Troveremo dei cinghiali prima o poi, no? Credo. Sì, vabbè, l'odore proprio... Allora, se io mi metto qua, dovrebbe sfiorarli, quindi devo girare ancora. Ste anatre di merda. Visto qualcuno? E infatti, però non sono i cinghiali. Mi sa che hanno sentito proprio l'odore e sono scappati. Vabbè. Però se io mi metto qui, se c'è qualche cinghiale... Ma non ci sono. Non ci sono. Cazzo stanno. Allora, se vado di qua ci deve stare l'altra zona dove loro vanno a mangiare qui. Quindi proviamo in questa zona.
C'è cinghiale. Però qui c'è anche la postazione. Ops. Sull'albero, ma credo che non riusciamo. Non potremo mai arrivarci, perché loro passano di qua. Forse ce la facciamo. Dimmi che ce la facciamo, ti prego. Ok. Siamo saliti. E mancano 2 ore. E vengono proprio verso di noi. Capito nell'occhio. Ma non è il cervello. Headshots are a risky business. A shot to the vital organs of the body is always the safer, cleaner option. Tantissimo. Devo correggi dietro. Quanto per trovarli. Ok, seguiamo le tracce di sangue. Sì. Eccole qua. Sì, eccole. C'era qualcosa di là. Ma a noi non ci interessa, che dobbiamo prendere il trofeo. Mancano solo 2 ore alla fine. Attacchi a questo rumore sulla destra, non voglio uscirmi. Non voglio guardare mai. Cioè, ma adesso che tu prendi un trofeo, 3000 cinghiali. Ditelo, no? No, non c'è nulla. Devo seguire ancora le tracce. Stanno qua. Ok, è morto. Dopo 3000 chilometri. Ah, no, sono qui. Stava qui. Ok, cinghiale ho preso. Ah, quindi ho finito. Era uno solo. Che diamine. Per trovare sto cinghiale che ci è voluto. Va bene, penso siamo a 13 minuti di registrazione, quindi abbiamo ancora tempo anche per fare qualche altra caccia, anche se di cinghiali non è che Shant Mask, che non so cos'è, forse si acquista qui. Sì. E che sarebbe? Every series to hunter and stand by the Shant Mask will hide your smell and allow your jet light close. In pratica copre il tuo odore. Acquistiamo. Vediamo che cos'è. Come si fa a usare quella roba? O lui già la usa di suo? Ah no, già la usa, vedete? C'è del verde adesso, però a noi non ci interessa. Ah no, sono dei cerpiatti. Però ho sentito il rumore del... dei cinghiali, ho sentito il rumore dei cinghiali. Che... dovrebbero essere in questa zona qui. E
A me non mi interessa, scappate pure. Poi un'altra cosa importante è evitare di passare nei cespugli perché fanno un casino terribile e vi sentono a meglio di distanza. Allora, guardiamo un po' dove ci troviamo. Su una sedia su un albero. Bene, questo l'avevo capito. Però dove possiamo andare? Allora, qui più 40%. Beh, non ci interessa. Allora, magari dobbiamo dirigerci verso questa zona. Cioè, quindi dall'altra parte, giusto? Sì, ho capito bene. Che se andiamo di qua, continuiamo e non c'è nulla. Noi dobbiamo tornare indietro. No, dobbiamo ancora girare così. Sì, verso questa zona qui. In modo che ci troviamo più su, dobbiamo andare perché ci dobbiamo trovare sopra in modo che il vento non infierisce se nel caso c'è qualche cinghiale. Quindi di qua. Bene. Allora, ragazzi, vi stanno piacendo queste puntate? Lasciate un commento, giustamente. Ditemi se magari potrei fare qualcos'altro. Passiamo la voce che ci sentono. No. Sì, c'è anche il cinghiale. C'è anche il cinghiale. Quindi noi procederemo molto cauti. Infatti sentono dei rumori, però sono bianchi, vedete quei rotondi, sono bianchi, quindi significa che non ci fanno caso. Poi diventano verdi e poi rossi, cioè che ci hanno visto. Quelli stanno dietro il cespuglio e quindi secondo me non li riuscirò mai a colpire. Ora proverò a colpirli non più in testa perché è molto difficile. Vediamo come odore. No, siamo a posto. No, ci ha visto. Perché se scappano, scappano tutti. E allora adesso colpirò questo qua. Siamo molto lontani, molto lontani. Però non ci interessa e voglio colpirlo ai polmoni. Se ci riesco, anche se so che per i cinghiali è impossibile, ma io ci provo. Di giù. Questo super proiettile ce la farà. Vai, colpito il primo. E il secondo. Vai. Due polmoni. Double long shot. Double shot. Dovrebbe cadere subito. Ehi, senza polmoni come fai a scappare? Infatti, voglio colpire l'altro. No, non ce l'ho fatta. Sì. No, per quanto. Mamma mia, se lo colpivo. Oh, big headshot del cecchino. Sniper e chi più ne metta, vai. Va bene, penso che anche questa missione l'abbiamo compiuta. Sempre se era solo un cinghiale e ho sprecato un colpo, comunque non ci interessa. Ok. Non era solo un cinghiale. Dobbiamo continuare la nostra corsa. Loro sono scappati di qua, quindi saranno diretti sicuramente qua. E dove andremo anche noi? Immagino se colpivo pure un altro. Mi sa che siamo arrivati dove? Sì, perché in realtà c'era quel fango a terra.
bene, noi cerchiamo di seguire le tracce. Sono saliti di qua, giusto? No, sono andati diritti. Sì. Oh, sono sparite le tracce. Ah, eccole qua. Ogni tanto bisogna camminare piano e si evidenziano le tracce a terra. Ad esempio qui non le vedo più. Forse un po' scompaiono. Stay alert for shifting winds. Keep downwind your target. Sono scomparse le tracce. Beh. Andiamo di qua. Sì, che vanno a bere, bla bla bla. C'è bisogno di dirmelo ogni volta. Ok, questa direzione è qui. E dobbiamo fare anche in fretta. Comunque, dicevo prima, scrivetemi nei commenti qualche consiglio, magari i primi acquisti da fare, se qualcuno ce l'ha già questo gioco. E non lo so. Eccoli. Sì, sono loro. Ok, sono in quella direzione. E il vento non ci interessa proprio, ne merita cippa. Però sono molto visibile, io almeno sono visibile. Però mi avvicino perché ancora non mi hanno... Ecco, qualcuno mi ha visto. Però loro stanno venendo di qua. Quindi io direi di mettermi qua e aspettare che loro vengano da me. Si è fermato. Voglio avvicinarmi io. Sta guardando, si sta avvicinando, bene, io lo punto, anche se così sarà molto più difficile scolpire i polmoni e il cervello è, diciamo, impossibile, però ce la potrei fare qui, qui sopra, cioè questo, ci proviamo? Proviamoci. Sì, è sicuro. Era più giù. Headshots are risky business. A shot to the vital organs of the body is always a safer, cleaner option. Colpi di somma, non una gamba. Nemmeno. Mi scoccio ad andare appresso. Questo non è nemmeno un corridoio. Che ne so, ti potrei portare un quad o qualcosa per essere più veloce, no? Amante della natura e poi uccide gli animali. Scusate, cervi, ma non sto cercando voi. Avete visto come il rumore dei cespugli subito ha fatto notare la mia presenza agli animali? Comunque, dicevamo, scrivetemi nei commenti magari cosa acquistare per primo, cosa mi consigliate. Se vi piace giustamente questo gioco, se vi va che faccia qualcos'altro. L'animale è verde, quindi sta ancora troppo correndo come non fosse nato. Anzi no, quello si è proprio fermato qui. E quindi gli sparo un'altra botta. Ma è un cinghiale, sì. Ah no, è morto. Ok.
Stavo per consumare un altro punto. Get one more trophy and this hunt is yours. Come uno di due? Quello di prima? No. Non mi puoi fare questo. Perché uno di due? Coniglio. Ma forse non devo colpire i polmoni? Non ho letto la missione che devo fare, quindi... Qui è il fiume, lì vedo qualcosa in lontananza. No, e mi ero impressionato a lui. Mi sembra di aver visto qualcosa. Da quello che ho capito, camminano lungo questo fiume per rinfrescarsi. Ma mi sa che non c'è nessuno. Infatti noi l'abbiamo sparati qua. Camminiamo di qua, sì, il vento questa volta non è a nostro favore. The wind can change without warning. Always make sure you adjust your position to be downwind from your targets. Lo so che devo cambiare posizione perché il vento non è a mio favore. Ma se non trovi cinghiali? Cosa c'è lì? Siete un cazzo, per non dire un'altra cosa. Però c'è qualcosa. Sì, vai, facciamo casino. Cinghiali, perché sento proprio... Però non si vedono! Cacchio! Eccone uno. Stanno venendo proprio di qua. Sono pronto a sparare. L'ultimo colpo. Sto sentendo l'odore. Sì. E allora devo provarci così. To ensure a clean shot. Fini colpi. Guarda lì dove arriva l'altro. Non so cinghiali, sono motorini. Non mi lascia nemmeno... Ah, sì, dicevi io. Non mi lascia nemmeno tracce di sangue. Quando lo ritrovo più? Ce ne sono anche altri qua. Vabbè, ho finito i colpi, quindi è inutile. Non vedo... Ah, le tracce di sangue non le vedevo più. Di qua. Non vedo più le tracce di sangue. Eccole.
Sì, ah, e poi? No, l'ho perso. Porca miseria! Allora, queste sono le ultime tracce di sangue, ok? Arrivano fin qui. Ok, sono altre 3 ore. Ah, attraversano il fiume. Ma mi sa che non muore però. Vanno di qua. Perché non vedo più sangue, non vedo più sangue. Proiettili non ne ho. O almeno credo. Mica c'è. Vediamo, controlli. No, esci. Non so se c'è qualche tasto per cambiare, che ne so, qualche altra cosa. Vabbè, coniglio. Colpi non ne ho. Il cinghialotto non è morto. E penso che questa missione l'ho fallita. Fallita la missione. Va bene ragazzi, credo che dopo questo epic fail tremendo, ah, lo devo uccidere entro 70 yard. Beh, ecco perché non me l'ha dato il primo. Devo stare attento, non ho letto, come al solito io la prendo, vado avanti, non leggo. Mi merita cippa. Sì, siamo a 32 minuti, quindi un bel po' di minuti. Io vi ringrazio per la visione e vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, commentate, pollicioni in su e continueremo la nostra caccia. Ciao a tutti!